Buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, come state? Finalmente in questo video vi farò vedere l'appartamento nuovo dove io e la signora stiamo abitando ormai da qualche mese. Se volete vederlo, restate con me. Buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, di nuovo, come state? Allora, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube Polentone in Giappone e seguitemi sugli altri social, Facebook e Instagram, sempre Polentone in Giappone. C'è la possibilità, per chi vuole, di abbonarsi al mio canale YouTube Polentone in Giappone nel caso voleste supportare il mio lavoro come content creator o come creatore di contenuti, sia YouTube o comunque su vari social che sono appunto, come dicevo prima, Facebook e Instagram. Oppure c'è anche la possibilità di fare una donazione one shot tramite il link che trovate qui in descrizione sotto al video. Ma veniamo a noi. Allora, per chi mi segue da circa più o meno 3 anni e mezzo, saprà che vivo in una città nella prefettura di Hiroshima. Questa città si chiama Otake, che vuol dire grande bambù, vabbè. E sono arrivato qui appunto nel marzo del 2018 e insieme alla signora, mia moglie, io la chiamo signora, tutti quanti mi dicono perché la chiami signora, io la chiamo signora perché mi piace chiamarla signora e secondo me è un soprannome che le dà importanza, ecco, questo è il mio punto di vista, quindi lei è la signora. Quindi vivo con la signora, vivevo in un appartamento di circa 35-40 metri quadri e era sufficiente per due. Questo appartamento era uno di quattro all'interno di un condominio. Noi eravamo al secondo piano, che in Giappone è il secondo piano, ma in Italia sarebbe il primo piano. Ripeto, era un appartamento che era sufficiente per due, ma non abbastanza per tre. Ecco, questa è una premessa. E se volete vedere comunque sul com'era l'appartamento dove vivevamo prima, vi lascio qui il link, quindi andate a vederlo, così potete fare il confronto tra prima e dopo. Come dicevo, era un appartamento che andava bene per due persone, nonostante comunque 35-40 metri quadri non sia grandissimo. Ma siccome è capitato che la signora è rimasta incinta, serviva un appartamento per almeno tre persone e quindi siamo andati alla ricerca di un appartamento, quante volte ho detto appartamento, più grande, sempre nella località di Otake, per questioni lavorative della signora, per essere vicini ai suoi parenti, così in caso avessimo bisogno, eccetera eccetera. E fortunatamente nel giro di qualche mese abbiamo trovato questo appartamento all'interno di un condominio da circa 15 piani. Ecco, se lo sentite già in sottofondo qualcuno che piange. Che dire, vi cominciamo a vedere come è composto questo appartamento. Allora, mi trovo nel Genkan, che è praticamente l'ingresso che separa praticamente la zona dove si sta con le scarpe o si arriva con le scarpe e poi la zona dove ci si mette le ciabatte. Qua c'è tutta una serie di armadi dove ci possono mettere le scarpe, tra l'altro è anche bello grande e bello, insomma, capiente. Altro sgabuzzino, ma veniamo a noi. Questo è un corridoio molto lungo che dà praticamente su due finestroni che danno al balcone di casa, che anche questo qua avete visto in un video se mi seguite da un po'. Prima stanza, allora giriamo sulla destra. Questa è una stanza. Allora, partendo dal fatto che questa casa è descritta come 4LDK, 4 sta per il numero di stanze dove in teoria si può dormire, questa sarebbe una delle stanze. E essendo adesso praticamente in 3, di cui uno praticamente appena nato e dorme nel lettino che dopo vedrete, avendo molto tempo per andare in palestra, ho pensato di costruire questa piccola home gym con panca e attrezzi che ho comprato recentemente su internet, grazie alla signora. Tra l'altro questi manubri molto molto super, perché si possono, un unico manubrio che si può regolare praticamente il peso tramite questa, diciamo, non so come chiamarla, leva, pinza, che insomma è aggiustabile qua in base a dove le infili cambia il peso, quindi è molto molto utile per non avere 2000 dischi pesi come avevo comprato precedentemente. Panca reclinabile,
Vabbè, e questa è praticamente una piccola stanza. E quando il bocchia crescerà, il boccia crescerà, vedremo come organizzare e gestire questa stanza, se utilizzarla questa come camera da letto o questa qua di fianco come camera da letto, che adesso viene utilizzata come zona per mettere un po' di oggettistica per la biancheria. Qua c'è un po' di residuo di pesi, giochi per Tommy che sono arrivati, altro po' di magazzino tra birre, pannolini, acqua, borsa della palestra. Poi, tra l'altro, questa qua potrebbe anche diventare un'unica stanza se togliessimo questa porta. Ma al momento diciamo che va bene così e la lasciamo così. Finestre che dà praticamente sul, diciamo, corridoio che dà sull'ascensore. Qua c'è l'attacco per il condizionatore, nel caso volessimo mettere un condizionatore, armadio e vabbè, proseguiamo. Qui c'è la camera da letto dove io e la signora, prima che il Bocchia nascesse, dormivamo insieme. Ecco, è un letto da circa 2 piazze, 1,5 piazze, insomma, anche questa qua la camera non è enorme, ci sta praticamente solo il letto, cioè abbiamo fatto mettere il condizionatore. Ovviamente lì c'è un armadio, sono tanti armadi, non grandi, ma ci sono tanti armadi. Ecco, poi da quando è nato il Bocchia, il Boccia e Tommy, abbiamo deciso di, insomma, darci il turno, e quindi quando uno sta con il bambino, l'altro praticamente sta, cioè, diciamo che si riposa qua a letto. E, ecco, questo è, diciamo, per quanto riguarda la prima zona. Adesso proseguiamo e andiamo nella zona, nel mio ufficio. Vi faccio vedere il mio ufficio. No, questa è una battuta, non è il mio ufficio, però nel senso qua passo abbastanza tempo, quindi a pensare, a meditare, la mia zona di meditazione. Forse, sicuramente altri uomini utilizzano il bagno come zona di meditazione. Comunque il classico washlet è forse un po' più grande e tecnologico rispetto a quello che avevamo prima. Addirittura questo praticamente ha un sensore che quando la persona si alza in automatico parte lo sciacquone, oppure nel caso si è seduti, anziché tirare la leva che magari è scomoda col braccio dietro, si può utilizzare questa tastiera con, diciamo, lo sciacquone con poca acqua, tanta acqua. Questo per fermare lo sciacquone, questo per il bidet. Ecco, e poi altri tasti che adesso, insomma, non sto qui ad elencarveli tutti. Comunque questo è il bagno. Bagno che è sempre separato, o al 99% separato dalla zona doccia. Questo è praticamente appunto la zona lavatrice. Qua c'è un bel lavandino grande, devo dire, rispetto a dove eravamo prima. Il lavandino è molto più grande, anche qua lo specchio con poi l'armadietto dentro dove mettere le cose nostre è molto più grande, e qua c'è la zona per fare il bagno o la doccia. Noi praticamente non facciamo mai il bagno, facciamo sempre la doccia, e per lavare il boccia utilizziamo questa tannica, questa bacinella. Questa è per quanto riguarda la zona bagno. Adesso usciamo dalla zona bagno, andiamo nella zona soggiorno cucina, e questa è una delle zone, anzi forse la zona che mi è piaciuta di più quando sono venuti a vedere l'appartamento, perché è veramente molto, diciamo, grande, ma beh, molto grande, insomma, diciamo che è più grande rispetto a quanto lo fosse, diciamo, l'appartamento, la zona soggiorno, living room, cucina, che era tutto uno rispetto a dove vivevamo prima. Vabbè, non perdiamo tempo, cucina. E qua c'è questa zona appunto per cucinare. Qua potete già vedere la flotta di biberon pronti per essere utilizzati con il latte per il boccia. Frigo e vabbè, un po' di roba qua, il coso per l'acqua calda. Vi parlavo che questa casa è un 4 LDK, quindi 4 camere per dormire. Questa è considerata, anche se veramente molto piccolo, una zona per dormire, quindi la zona con il tatami, dove noi abbiamo messo praticamente della gomma per poi mettere il lettino del boccia con umidificatore molto molto buono, devo dire. E questo è il lettino dove dovrebbe dormire il boccia, poi il boccia dorme sul letto con la signora soprattutto.
Hanpan regalato dallo zio Tommaso in Giappone, anzi degli zii, anche c'era anche Yuri e la cuginetta Miwa, grazie Tommaso, grazie zii cuginetta. E poi, vabbè, qua ho un attimo ripreso il boccio, poi ve lo faccio vedere meglio. Zona cucina, cioè cucina, zona dove mangiamo, tavolo da 6, poi è anche allungabile, diventa da 8. Quindi nel caso non capiterà mai di essere qua in 8, perché in Giappone difficilmente si fanno pranzi, cene con tanta gente. E comunque è molto molto grande, ecco, questa cosa molto mi piace anche perché poi posso mettermi anche a lavorare, fare cose, eccetera, eccetera, col computer, per YouTube, eccetera, eccetera. Qua beh, non vi faccio vedere nel dettaglio, comunque lavagnette e quaderno che adesso al momento vengono utilizzate per segnare quando... E il boccia? Oh, ecco. Ha fatto le sue cose. Adesso penso che metto un attimo in pausa, ragazzi, perché il dovere di padre mi chiama. Eccomi qua, parte 2, priorità. Il boccia aveva fatto i suoi bisogni e bisognava cambiarlo. Eccolo qua. Comunque, visto che siamo qua, vi presento il boccia. Si chiama Tommy. Ciao Tommy, saluta. Saluta la gente. Saluta. Ciao, ciao. Tu sei Tommy, o anche Tommy in Italia. Tommy, un bel bambinotto, mangia, sta bene, vero? Saluta, ciao. Nome, diciamo, dato anche per, diciamo, ringraziamento, non so come esprimermi, nei confronti di Tommaso in Giappone. Ecco, visto... Insomma, l'amicizia che ci lega, ecco. Quindi in Giappone sarà Tommy e in Italia sarà Tommy con la Y, perché io Tommaso lo chiamo Tommy. Quindi la bestioccia, la bestiolina qui, impiega tanto tempo, cioè impegna tanto tempo, non è che impiega tanto tempo, impegna tanto tempo e quindi anche i contenuti, ecco, ultimamente scarseggiano per mancanza di sonno e tempo, e soprattutto quando c'è poco tempo dormo oppure mi alleno. Comunque cercheremo di rimediare in qualche modo. Per finire, ultimo ma non meno importante, la terrazza, ragazzi. Perché è una signora terrazza. Qua ci ho fatto anche un video con il barbecue, la signora. Adesso abbiamo un po'. È un po' in disordine adesso, devo dirlo, ma perché sta arrivando un tifone e quindi per evitare che la roba voli via abbiamo sistemato un po' di cose. Qua c'è il tavolino, d'estate abbiamo mangiato un po' fuori, quando non si moriva dal caldo. E questa è un po' la vista, nulla di eccezionale, ma diciamo che è comunque un bel quartiere. Ci sono tante famiglie, giovani, tanti bambini, quindi anche qua Polentino quando crescerà, insomma, sicuramente farà, spero per lui, tanti amici. Che dire? Allora, stiamo parlando di un appartamento di circa 78 metri quadri, non si vede niente, di circa 78 metri quadri, è un condominio del 2016, quindi ha circa 5 anni. E abbiamo fatto un mutuo, quindi questo non è, non siamo in affitto, è stato comprato. Un mutuo di circa 20 anni, costo totale circa 270-280 mila euro. Tanti e pochi, ma non sono tantissimi a parer mio, vista i costi che girano, diciamo, degli altri appartamenti anche in città più grandi come Tokyo. Stiamo parlando ovviamente di una città piccola come Osaka, che ha circa 30-40 mila abitanti, eh. Però è comunque un condominio nuovo, l'appartamento è nuovo e sicuramente ci staremo per un po', vero, vero boccia? Ci staremo per un po', io e te, faremo tanti video assieme, si spera. Quindi, che dire, grazie per aver visto questo video, io e Polentino in Giappone vi salutiamo, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale per vedere ancora video con me Polentino. Ciao, vi saluta, bravo, è educato come il papà. E che dire, beh, seguitemi sugli altri social, Facebook e Instagram, iscrivetevi al canale e grazie per aver visto questo video e al prossimo video dal Giappone. Ciao da Polentone e da Polentino, prima volta che lo dico. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, saluta.